Ricordare un grande scrittore che è mancato, che è Martin Amis. Nel suo romanzo L'informazione leggiamo queste parole. Le città di notte contengono uomini che piangono nel sonno, poi dicono niente. Non è niente, solo un sogno triste o qualcosa del genere. Passa rasente la nave del pianto con i radar delle lacrime e le sonde dei singhiozzi e li scoprirai. Le donne, che possono essere amanti, muse macilente, pingui nutrici, ossessioni, divoratrici, ex, nemesi, si svegliano, si girano verso questi uomini e domandano con un femminile bisogno di sapere che cosa c'è. E gli uomini dicono niente, non è niente davvero. Solo un sogno triste, ma certo, solo un sogno triste o qualcosa del genere. Quando ho letto queste parole da Martin Amis e ho scelto di usare questo breve testo come introduzione a tutto il mio libro, ovviamente non avrei immaginato che ci avrebbe lasciato, ma avevo capito che in queste parole c'è tutta la malinconia del trascurare i sogni. Noi possiamo dimenticarli, possiamo conservarne dei brandelli perché si sa, i sogni svaniscono, svaniscono al risveglio, qualche volta restano e possono accompagnarci per tutta la vita, ma sono dei corpi sottili, sono delle nebbie che rimangono là, in quel luogo che è sconosciuto e al tempo stesso è nostro. Quello che non dobbiamo fare è trascurarli, è dire niente, non è niente, è solo un sogno triste. Un sogno è sempre un pezzo molto importante della nostra vita, non importa se non lo conosciamo, e anzi, devo dire che il motivo per cui ho scelto di scrivere L'ombelico del sogno, e poi dirò due parole su questo titolo che sembra Jovanotti, ma è Freud, è perché il sogno era una parola dimenticata, era una parola trascurata, era una parola consegnata o a una generica banalizzazione psicoanalitica, sì, gli psicoanalisti si occupano di sogni, oppure al folklore, ho sognato mio nonno che mi ha detto di giocare i numeri all'otto, oppure a un riduzionismo scientifico che diceva sono. È un flipper notturno casuale che produce immagini come allucinazioni senza senso. Ecco, io non so che cosa sono i sogni, penso che siano qualcosa che sta all'incrocio tra il terribile, come vedete questo incubo di Fuseli, una creatura demoniaca sul corpo di questa ragazza addormentata, e una giumenta. Borges diceva nightmare, il sogno, in inglese l'incubo. In inglese nightmare, mar è la giumenta e quindi diceva una cieca cavalla della notte. E questo appunto è l'aspetto perturbante dell'onirico. Qui addirittura invece in questo quadro in cui vediamo Giacobbe che sogna la scala degli angeli e l'unione verso il cielo, abbiamo un altro aspetto che è un aspetto invece di elevazione, di mistero e comunque di congiunzione tra due mondi che sono la terra e il cielo, il sotto e il sopra. Ci ritorneremo di nuovo con un verso di Virgilio che Freud sceglie per introdurre il Traumdeutung. Ecco, queste sono due delle grandi tensioni del sogno. Le altre sono il sogno come oggetto neurale, come prodotto neurofisiologico e il sogno come oggetto psichico, come elemento insondabile che ha un significato, diceva Freud, ed è la via regia che ci conduce alla conoscenza dell'inconscio. Un argomento così esplorato, ma così insondabile e sconosciuto, così privato, così personale, ma al tempo stesso contenuto nel discorso pubblico, nel discorso politico, il sogno come visione, il sogno come speranza per un mondo migliore, sono stati dei fattori che mi hanno attratto fatalmente verso questa parola, forse uno dei pochi momenti della nostra vita non algoritmizzato, estremamente privato, eppure estremamente collettivo. E su questa divaricazione un'altra grande tensione, quella tra il sogno intimo, inconscio, privato,
secondo Freud, è il sogno archetipico, collettivo, storico, mitologico, secondo Jung. È, come dicevo, quindi un oggetto della complessità. Oggi sarebbe bene guardare qualunque oggetto come un prodotto della complessità, ma il sogno in particolare lo è, perché abbiamo bisogno degli antichi con le loro divinazioni, le loro profezie, abbiamo bisogno di Platone e della Bibbia, abbiamo bisogno di Gerolamo Cardano, abbiamo bisogno di Cartesio, anche per criticare il suo rapporto reificante con l'esperienza onirica, abbiamo bisogno di Lucrezio, di Ovidio, ma poi abbiamo bisogno di Freud, di Jung, di Ogden, di Bion, e anche di tutto il percorso che nella psicoanalisi è passato da un'idea di sogno come, diciamo, mistero da decifrare, enigma, rebus, qualcosa che nasconde anziché rivelare. Il compito dell'analista è invece, diciamo, farsi Sherlock Holmes per trovare, partendo dagli indizi, il significato personale di quel sogno, e il sogno invece come una dimensione nelle ultime, negli ultimi approcci e nell'uso clinico che facciamo, la maggior parte di noi fa oggi, come sistema narrativo, indipendentemente o in modo relativamente slegato dal contenuto del sogno, dall'oggetto sognato, ma la narrazione involontaria che ciascuno porta dentro di sé, che è legata inevitabilmente a un tema traumatico più o meno importante. Tra l'altro, in tedesco, trauma, ferita e traum, sogno, Traumdeutung è appunto l'interpretazione dei sogni, pone vicine queste due dimensioni, come se il sogno e la ferita, la risposta, la riparazione, ma anche la ripetizione e anche a volte l'ossessione dell'incubo fossero di nuovo una tensione dentro la quale dobbiamo stare per entrare in contatto con questo mondo. E poi una terza porta, una terza dimensione, dopo gli antichi, dopo la psicoanalisi e le psicoanalisi, perché come sapete sono tante, molte, e in una specie di litigiosa armonia che spinge un superamento continuo senza una diciamo reale rifiuto, ma semmai un'integrazione, un capovolgimento di quello che è avvenuto prima, dicevo, poi un terzo momento necessario, e così forse possiamo parlare di antico, moderno e contemporaneo, il sogno come neurovisione, come esperienza, evento neurale che mette in circolazione diverse aree del cervello, mette in congiunzione diverse aree del cervello, implica un coinvolgimento importante dell'area limbica, dell'amigdala e quindi del cervello della memoria, l'ippocampo e delle emozioni, un'integrazione corticale, e produce appunto questo racconto che è diverso per tutti, anche quando incontriamo i cosiddetti sogni tipici, cioè dei sogni che appartengono a tutti: rimanere in mutande in pubblico, perdere i denti, essere inseguiti, volare, sono tutti sogni tipici che compaiono dall'antichità ai giorni nostri, ma hanno poi sempre una chiave autobiografica, nonostante appunto la ripetizione di certi temi. Nella bellissimo Fiore delle Mille e Una Notte, il film di Pierpaolo Pasolini, sembra del 75, Pasolini sceglie di aprire questa, diciamo, questo incontro di narrazioni una dentro l'altra che danno una salvezza, se vi ricordate la storia delle Mille e Una Notte, con questa frase: la verità non sta in un solo sogno ma in molti sogni. È una frase delle Mille e Una Notte, è una frase che lega il percorso, la storia delle narrazioni oniriche, però al tempo stesso è una verità anche clinica. Non ci possiamo fidare di un sogno per fare una diagnosi, per dire che cosa sta succedendo nel mondo interno di quella persona, forse nemmeno di 10 sogni, forse nemmeno di 100, però se vogliamo avere un'idea di che cosa può dire il mondo onirico della struttura, dell'organizzazione, della personalità e anche della sua, diciamo, dimensione traumatica, delle sue elaborazioni traumatiche, dobbiamo appunto cercarla in molti sogni, e soprattutto dobbiamo tenere l'ambito della lettura, dell'interrogazione o anche molto più semplicemente dell'ascolto della
del fenomeno onirico in un contesto che è protetto. I sogni non si interpretano alla radio, non si interpretano alla televisione, non si interpretano sui giornali. I sogni hanno bisogno di una intimità, hanno bisogno di un ascolto. E su questo torneremo poi, perché la prima indicazione che il sogno ha bisogno di un ascolto, di un ascolto particolare, ci viene dall'Odissea, ma lo vedremo tra poco. Quindi, per riassumere che cosa mi dice oggi questa parola sogno, nella sua bellezza e anche nel suo mistero, diciamo, polisemantico, abbiamo il sogno studiato sdraiati sotto una risonanza magnetica nucleare. Cosa succede nei nostri neuroni? Quali ambiti, quali circuiti si attivano? Il sogno studiato, sempre sdraiati, ma sul lettino dello psicoanalista, e chi meglio di Woody Allen poteva rappresentare questo aspetto, questa porta d'ingresso del sogno, e il sogno, come ricorda Martin Luther King quando dice "I have a dream", che un giorno al tavolo della fratellanza si possano sedere i figli degli schiavi e i figli dei possessori di schiavi per costruire un futuro migliore. Quindi sogno come qualcosa che è rivolto, una speranza rivolta al futuro, e una parola che oggi secondo me va recuperata non soltanto nella sua dimensione neurofisiologica o psicoanalitica o classica e filologica, ma anche proprio nella sua dimensione politica. La politica ha bisogno di una visione, ha bisogno di un'utopia onirica, si deve nutrire di questo, e non è un caso, per esempio, che i discorsi di Bergoglio, che oggi forse rappresenta, che uno sia credente o che uno non lo sia, un discorso pubblico carico di significato relativamente al sogno, al futuro, alla costruzione del futuro, ecco, nei suoi discorsi molto spesso sentiamo "sognate, non abbiate paura dei sogni", una frase che mi ha colpito: i sogni hanno una visione larga, i sogni allargano lo sguardo. Ma non solo Luther King, non solo Bergoglio in questa accezione, diciamo così, politica visionaria del sogno, già Platone, la polis come sogno, come visione di un futuro da sognare. E anche Pierpaolo Pasolini, Il sogno di una cosa, uno dei suoi primi romanzi, a partire da una frase di Marx. E Walter Benjamin, quando dice che nel sogno, nel mondo, rimane, deve rimanere un'aura di sogno. Tornando a qualcosa che ho già introdotto, vorrei discutere con voi, raccontarvi un po' qualcosa di questo quadro di Paul Delvaux, meno noto dei suoi colleghi surrealisti, come pensiamo semplicemente a Magritte, però diciamo in quell'ambito, in quella scuola. Abbiamo alla vostra sinistra uno scienziato che guarda da vicino un cervello come un oggetto concreto da studiare. Questa è la scienza che studia il cervello. Poi abbiamo dall'altra parte un uomo che interroga una donna, naturalmente nuda, come messe a nudo sono state le donne della psicoanalisi all'inizio del Novecento, e quella è la psicoanalisi che interroga il sogno, interroga l'inconscio come una psiche. Ma separare la psiche dal cervello, separare l'esperienza inconscia dallo studio del funzionamento cerebrale, forse in una parola molto modernizzata e non necessariamente legata al sogno, separare l'idea di una cura con le parole da una cura quando è necessario, anche con la chimica. Quindi questa integrazione che per tanti anni, per tanti decenni, ha visto, diciamo, due percorsi separati, due discipline separate, il quadro si intitola La scuola dei sapienti, ecco che sullo sfondo appare una terza cosa, che è il sogno, cioè qualcosa di molto più sospeso, molto più misterioso, che sembra dire però a queste due, a questa scissione della cultura, a questa scissione dello studio, delle discipline: io sono qui, servo anche a integrare il dialogo tra psicoanalisi e neuroscienze, sono con voi, non sono con voi, sono un altrove sconosciuto che però vi appartiene. E allora, per citare due testi famosi, due autori famosi, ecco Alan Hobson, questo libro Il cervello che sogna, The Dreaming Brain, siamo negli anni 70, come il cervello crea sia il senso sia il non senso dei sogni. Quindi un'opera fortemente antifreudiana che
dice il sogno è qualche cosa, è un fenomeno privo di significato che avviene durante il sonno REM, che è un tipo particolare di sonno, quando c'è un rapid eye movement, un rapido movimento degli occhi, partono delle scariche dal tronco encefalico e in qualche modo è come una pulizia, un resettaggio, una casualità, un'improvvisazione sinaptica alla quale non dobbiamo trovare significato. Invece, 15 anni dopo, Mark Solms, psicoanalista, ma anche studioso di neuroscienze, sudafricano, un autore importante perché pensate che è il curatore della nuova edizione delle opere complete di Freud in lingua inglese, scrive The Feeling Brain, il cervello che sente, e fonda una disciplina che si chiama neuropsicoanalisi, scopre con delle ricerche interessanti che il sogno avviene non soltanto durante il sonno REM, ma anche durante il sonno non REM, con diciamo un'intensità, una vivacità differente, ma comunque un'attività che occupa tutto l'arco notturno, ma soprattutto non riguarda solo queste scariche neurali che partono dal tronco encefalico, quindi da un cervello diciamo così basso, ma da lì c'è un'integrazione che riguarda la corteccia, quindi un cervello più superiore, e coinvolge, come vi dicevo prima, tutta l'area della memoria e delle emozioni. Il sogno è un fenomeno psichico, non è solo un fenomeno cerebrale. E allora, come vi dicevo prima, ecco cercare una lettura e ecco scoprire che il sogno per gli antichi era qualcosa che veniva dall'esterno, era mandato dagli dèi, riguardava il futuro. Era una premonizione, era una divinazione. Nessuno fondava un impero, nessuno dichiarava guerra a un altro paese, nessuno inaugurava una dinastia senza aver interpretato gli oniromanti, senza aver interpretato i sogni che gli dèi mandavano. Questo dura per molti secoli. Abbiamo delle importantissime diciamo riflessioni filosofiche in Aristotele, soprattutto in Lucrezio, soprattutto che in qualche modo ridivinizzano l'esperienza onirica, la riportano alla materialità, alla dimensione anche materiale. Ho voluto intitolare il paragrafo su Lucrezio una danza di atomi, la danza degli atomi, che è un modo in cui Lucrezio legge l'intensità materiale dell'esperienza onirica. E arriviamo alla fine dell'Ottocento, Freud scrive la Traumdeutung, la finisce tra l'altro anche come diciamo una specie di grande libro in cui ha dovuto elaborare attraverso i sogni la morte del padre, l'interpretazione dei sogni di Freud. È un libro pieno di sogni di Freud, quindi è un libro molto particolare, è un grande saggio, è un libro fondativo, vi stavo dicendo finisce nel 99, ma vuole che sul suo frontespizio sia impresso 1900 come data di pubblicazione, come a dire che è un libro che deve cambiare il secolo nuovo, e così sarà, è uno dei libri più importanti del 1900, e ribalta, gira questa freccia degli antichi, non più un prodotto degli dèi che parla del futuro, ma un prodotto dell'individuo che parla del passato. Dice che il sogno è l'appagamento di un desiderio infantile ed è una manifestazione camuffata, c'è un significato manifesto, la storia che il sogno racconta, e un significato latente. Lo psicoanalista deve cogliere quel significato latente. E quindi i mille modi per raccontare e ascoltare questa storia misteriosa che fa di tutti noi degli storyteller, fa degli involontari narratori, spesso anche immersi nell'oblio. E come dice la scritta delle Mille e una notte di Pasolini, ci vogliono non soltanto tanti sogni per cogliere il significato di un solo sogno, ma ci vogliono anche tante discipline, tante letture e anche un rapporto, secondo me, particolare con il modo in cui la letteratura e la storia dell'arte hanno raccontato l'esperienza onirica. Tutte queste cose mi hanno fatto scoprire con piacere un articolo, un paper uscito pochissime settimane fa sull'International Journal of Psychoanalysis, nel cui titolo c'è molto del senso che io volevo trasmettere scrivendo la parte, diciamo così, più scientifica del mio libro, che non è un libro accademico, è un libro anche, diciamo così, che ha una sua gioia, un suo divertimento, una sua eccitazione nell'attraversare tutte le stazioni possibili dell'onirico. Ma questo articolo di un collega che si chiama Christian Rösler dice: l'interpretazione dei sogni e la ricerca empirica sul sogno, una
una rassegna dei risultati della ricerca e le loro connessioni, i loro legami con le teorie storiche della psicoanalisi. Cioè stiamo cercando di intrecciare tutti i fili che sono necessari, compresi quelli della ricerca empirica, per avvicinarci a una possibile lettura del fenomeno onirico. E tra le ricerche che dobbiamo conoscere ce n'è una molto interessante, fatta da un gruppo di Francoforte, si chiama FRED, Frankfurt EEG, cioè Electroencephalographic Depression Study. Sono stati studiati i sogni di tanti pazienti depressi in terapia, messi appunto nell'ordine dell'arco del loro presentarsi nel corso di 3-4 anni di terapia, di psicoterapia, e la ricerca ha mostrato come che sia cambiato il paesaggio emotivo, relazionale del sogno. Mi viene in mente un paziente che la prima cosa che mi disse, iniziando il nostro lavoro clinico, fu: io sogno come Ede Chirico, cioè dei quadri senza persone, delle statue, una metafisica del sogno vuota, spaesata, desertica e sostanzialmente molto triste. Ecco, per me è stato stupefacente vedere come il lavoro clinico, anche il lavoro clinico non sui suoi sogni, perché poi non era un sognatore particolarmente prolifico, ha prodotto di anno in anno animali, umani, dialoghi, emozioni, e i quadri di De Chirico si sono vivificati, si sono animati e non sono più stati appunto delle metafisiche dell'onirico. Così come il caso di Rossella, una paziente a cui dedico, ovviamente con tutte le garanzie dell'anonimato, uno dei capitoli centrali del sogno, in cui, del libro, in cui mostro come è attraverso il recupero di frammenti della sua esperienza notturna che siamo entrati in contatto con qualcosa che lei sapeva, aveva, ma era come un conosciuto non pensato, era qualcosa che la possedeva senza che lei lo sapesse, ed era un'esperienza di abuso intrafamiliare. E quindi anche il sogno, vedete di nuovo le due radici, trauma come sogno, trauma come ferita, parla anche di qualcosa che forse la psiche e il cervello possono raccontare attraverso immagini, frammenti di immagini, ma la simbolizzazione, che è legata invece all'uso della parola, al racconto, alla consapevolezza, non può ancora fare. E non è un caso che un elemento importantissimo dei nuovi studi sull'onirico venga proprio dagli studi sul post-traumatic stress disorder e, per esempio, dagli studi di tutti i veterani di guerra che, quando tornano a casa, sono attraversati, fulminati e diciamo così, sconvolti nelle notti e nei giorni dal ricordo in forma di incubo di quella che è stata l'esperienza traumatica della guerra, delle bombe, degli assassini e delle fughe. Ci sono nelle due versioni, una degli anni 60 e una più recente di The Manchurian Candidate, un film, il primo, quello antico, ambientato nella guerra di Corea, e quello più contemporaneo, ambientato nella guerra del Golfo, c'è una scena, diciamo, sono più scene cruciali in cui dei reduci da queste guerre raccontano lo shock onirico del disturbo post-traumatico. Ma vi avevo detto che non era Jovanotti, ma era Freud, anche se Jovanotti dice: sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un sogno. Io mi sento oggi un ragazzo fortunato ad avere voi che siete qui ad ascoltarmi e avere seguito davvero con grande emozione il successo e l'apprezzamento per questo lavoro, e quindi insomma colgo anche l'occasione per ringraziare la mia casa editrice Einaudi e tutte le persone che si sono date da fare insieme a me perché questo libro insomma potesse in qualche modo realizzarsi anche come sogno. E a un certo punto Freud, nella Traumdeutung, dice: ogni sogno ha perlomeno un punto in cui è insondabile. Cioè persino Freud, che passa scrive un intero volume per limare le virgole dell'interpretazione onirica, per dire quante cose lui riesce a capire da quel mistero che è il sogno, a un certo punto deve arrendersi, ma c'è un ombelico attraverso il quale è congiunto all'ignoto. E a me piaceva salvare questo, salvare la dimensione insatura, inesplicabile, ignota del sogno, anche come qualche cosa di nostro che dobbiamo forse per certi aspetti preservare, sia nel significato privato che nel significato pubblico, da un'invasione del tutto conoscibile, tutto rappresentabile, tutto replicabile, tutto prevedibile. Ecco, il sogno, a differenza di tantissimi
elementi culturali e personali dentro i quali siamo immersi oggi è imprevedibile, non ha una prevedibilità narrativa. Freud dice un'altra cosa, qui è solo un accenno perché Freud poi non lo sviluppa completamente, ma dice che non vi è dubbio che un giorno i medici, allora gli psicoanalisti erano tutti medici, oggi diremmo i medici, anzi diremmo gli psicologi e le psicologhe, i medici e gli psichiatri, non si occuperanno solo della psicologia ma anche della psicopatologia del sogno. Cosa vuol dire? Certo, non basta un sogno per attribuire una diagnosi sul funzionamento della personalità, come dicevo prima non ne bastano neanche 10 e non è detto che se sogniamo quel sogno allora siamo strutturati psichicamente in quel determinato modo, ma è vero che è possibile costruire una riflessione clinica su quali possono essere delle caratteristiche non tanto del sogno nevrotico, ma di come si articola narrativamente un sogno che tiene in sé un elemento nevrotico, il conflitto però verbalizzabile, articolabile, condivisibile, anche in modo intenso, impetuoso, ma come dire, accessibile alla dimensione cognitivo-affettiva. Il sogno borderline, invece, con delle dimensioni più contrastate, più confuse, tra realtà e fantasia, tra sonno e veglia, con elementi di violenza interna o esterna meno elaborabili, e il sogno psicotico, quasi come allucinazione più che sogno, più che come produzione onirica, come frammentazione della possibilità di un racconto. E allora nel libro, ovviamente amando moltissimo il cinema, ho pensato che quale poteva essere la narrazione migliore se non quella cinematografica per farci capire, oltre alle esemplificazioni che faccio su sogni di pazienti, per farci capire qualche cosa di più di questa diciamo così, di questo continuum sulle organizzazioni della personalità. I sogni nevrotici, in che film li vediamo? Ma per esempio nei film di Bergman, nel Posto delle Fragole, per esempio in alcune scene di film di Fellini, il primo sogno claustrofobico di Marcello Mastroianni, in Otto e mezzo. E i sogni borderline, in che film li vediamo? Ma per esempio nei film di David Lynch, in Mulholland Drive c'è un sogno molto interessante, molto inquietante, in cui mentre in un bar che si chiama Winkies il protagonista racconta a un interlocutore una sua esperienza onirica terrificante, ecco che questa esperienza onirica diventa reale. E allora succede nel racconto quello che succede nel sogno, lo spettatore non sa più bene dove è, e non lo sa più bene nemmeno il narratore, e forse nemmeno il paziente. Ecco, forse questa dimensione di continuità, di permeabilità relativa tra la coscienza della veglia e la coscienza del sonno è una delle dimensioni che possiamo, diciamo così, studiare, riconoscere in questa porzione dell'espressione della personalità individuale. E poi i sogni psicotici, mi ha molto colpito in Un lupo mannaro americano a Londra di Landis, una scena in cui c'è inizialmente la bizzarria di una cosa in televisione, di un Muppet Show in televisione con tutta la famiglia allegra che guarda questa cosa che però per noi spettatori è già straniante, è già misteriosa, e poi improvvisamente fa irruzione in questa famigliola che guarda il Muppet Show in televisione una banda di alieni coi mitra che uccide tutti, c'è sangue, c'è confusione, ci sono urle, non si capisce più dove siamo, che cosa sta succedendo, ma su un versante non di confusione ma proprio di rottura dell'esame della realtà, e qui siamo più in una dimensione diciamo di un onirico psicotico. Torno 3000 anni indietro, vi avevo detto che avevamo il primo segnale dell'importanza dell'ascolto onirico nell'Odissea. Siamo nel canto 19, Penelope riceve, come gli antichi facevano, un viandante, ovviamente non sa che questo viandante è Ulisse, travestito da mendicante, ma ha una istintiva fiducia nei confronti di quest'uomo e gli dice: senti, ascolta questo sogno, anzi, spiegami orsù questo sogno e ascolta. In queste quattro parole dell'Odissea c'è il sogno come ricerca di significato, ma perché qualcuno ti ascolta e ti restituisce in una narrazione congiunta e condivisa l'elaborazione di qualcosa che tanto, diciamo, nella sua purezza è irraggiungibile perché è perso nella memoria della notte che non arriva nel giorno. Il sogno che raccontiamo non è il sogno che sogniamo. E dice: ci sono, c'è un'aquila che sgozza
10 oche bianche o 20 oche bianche, non mi ricordo. E Ulisse, senza dire di essere Ulisse, dice: ma certo, è tuo marito che tra poco arriverà, ucciderà i Proci e la tua reggia sarà di nuovo tua. E ovviamente Penelope rimane colpita, rimane emozionata e dice: io piangevo e singhiozzavo nel sogno. E questo è stranissimo nel mondo antico, perché non hanno mai valore psicologico i sogni. La grandezza di Omero di inserire, come farà Eschilo poi nelle coefore, mi sembra, con Clitennestra, un elemento psicologico nella narrazione del sogno, una reazione emotiva, piangere, singhiozzare in sogno. Dovranno poi passare tantissimi anni per ritrovare questo modo di guardare il sogno. E gli dice anche: però io, sì, i sogni sono importanti, però ce ne sono alcuni che passano da una porta d'avorio, sono dei sogni ingannevoli, non mi fido tanto. Altri passano da una porta di ferro, di corno, e sono i sogni più veritieri. Allora di quelli ci possiamo fidare. E allora io, raccontando questo bellissimo canto dell'Odissea, ho voluto un po' ribaltare la prospettiva di Penelope e dire: e ci sono anche molti interpreti di sogni che fanno passare le loro interpretazioni improvvisate, fallaci, strumentali, manipolative, attraverso la porta d'avorio, e altri invece che sanno ascoltare e sanno ricontestualizzare, anche proprio, come dicevo, nel setting di una relazione terapeutica, questa esperienza così intima, delicata e importante. E questi sono i terapeuti che ascoltano i sogni dalla porta di corno. E per dimostrare quanto per gli antichi, appunto, il sogno fosse un'esperienza che veniva da fuori e che riguardava qualcosa che mandavano gli dei, guardate, in questa brocca attica del 480 avanti Cristo, quella figuretta appollaiata sulla testa della figura dormiente è il sogno, è ipnos, il sonno, che è fratello di Thanatos, la morte. Vedete già nell'antichità questo legame tra il trauma e il sogno, la ferita e il sogno, la morte e il sogno, perché il sogno ha due facce e infatti ha due porte. E una riflessione linguistica molto interessante: i greci, che appunto vedevano il sogno perché arrivava come una proiezione cinematografica, dicevano appunto: ho visto un sogno. Noi diciamo: ho fatto un sogno. E questa è una bellissima espressione, perché ci riporta alla dimensione, diciamo così, artigianale, all'officina neuropsichica dentro la quale produciamo la nostra attività onirica. E però diciamo anche: ho avuto un incubo. Non diciamo: ho fatto un incubo. E se diciamo: ho avuto un incubo, è perché vogliamo forse prendere le distanze, e non l'abbiamo proprio fatto noi, è arrivato, ci ha aggredito. Come sono gli incubi? Poi ci torno, ma volevo farveli vedere subito questi incubi come sono. Sono così, sono mostriciattoli che incubus, come abbiamo visto nel quadro di Fusli, stanno sopra e inquietano la notte. Ora torno, perché volevo dirvi che la scena letteraria che riguarda il sogno non è semplicemente un espediente narrativo, è qualcosa di consustanziale al sogno. Uno dei più grandi studiosi di sogno, l'allievo di Bion, James Grobstein, dice che il sogno è la quinta essenza della narrazione. Io insisto tanto su questa cosa. Siamo narratori involontari di un'esperienza a noi sconosciuta, ma assolutamente nostra. E allora, la genialità di Borges, che sceglie di introdurre questo suo libro di sogni con un'osservazione per cui la persona che sogna è al tempo stesso il teatro, gli attori, il pubblico, la sceneggiatrice della storia a cui assiste, qualcosa che qui abbiamo in chiave più letteraria, ma che è vera in chiave psicoanalitica. Uno dei primi insegnamenti che riceviamo su cosa fare dell'oggetto del sogno è proprio sapere che il sogno è un teatro che rappresenta parti del mondo interno del paziente. Sogno te, non perché sei tu, ma sei la rappresentazione di quella relazione. Forse a volte anche il pretesto per poter narrare qualcosa d'altro. E Marina Cvetaeva, in un bellissimo verso, lo spiega così: vado a letto come a teatro per vedere, vedete come i greci, per vedere i sogni. E un altro grande autore, ahimè mancato da poco anche lui, come Martin Amis, Charles Simic, in una bellissima poesia ci fa capire il legame tra
l'onirico e il cinematografico, e il luogo anche, il cinema. Fellini diceva: entrate in sala, si spengono le luci, chiudete gli occhi, addormentatevi e vedrete il film. Questo legame tra il sonno, il sogno e l'esperienza del cinema. Oggi il cinema che vediamo a casa e la perdita, diciamo così, di quella dimensione che ci raccoglie, ci accoglie della sala, lo sentiamo meno. Ma a un certo punto Charles Simic, in questa poesia, lui è uno che si descrive porto occhiali neri anche dentro, quindi insomma un tema piuttosto intenso della sua depressività. Solo di notte aprono questi piccoli negozi in cui faccio i miei acquisti discreti, questi cinematografi clandestini in quartieri brutti che ancora proiettano i film sgranati della mia vita. Bellissimi questi versi, in questi piccoli cinema della periferia di Manhattan o di Brooklyn o del Bronx, dove va a fare questi acquisti discreti, cioè questi momenti di riappropriazione della propria storia e di una storia sgranata, di una storia clandestina, di una storia traumatica, ma in un profondo contatto, diciamo, con il racconto, appunto, di nuovo, di sé. E questo è Fellini. E diversamente da altri autori che ci hanno lasciato i diari dei loro sogni, ci siamo domandati come mai tanti scrittori sentono il bisogno di scrivere, annotare i loro sogni, ma non per 2 o 3 mesi. Schnitzler lo ha fatto dal 1875 al 1931. Kafka lo ha fatto a lungo, per tanti anni. Graham Greene per tantissimi anni. Un mondo tutto mio, il mondo dei suoi sogni, annotati perfettamente. E il libro bellissimo di Jack Kerouac, Libro dei sogni. Vedete? Insonne quasi del tutto, tormentato dai sogni come se fossero graffiati dentro di me in un materiale renitente. Kafka, ma è come se stessimo di nuovo ascoltando il sentimento onirico di Charles Simic. A condurre nel buio della psiche, molto più smagato, molto più ironico, molto più in conflitto amoroso con la psicoanalisi della sua Vienna di quegli anni, Schnitzler conosceva Freud, ci sono più strade di quante possano mai sognarsi e interpretare nei sogni gli psicoanalisti, anche questo non dimentichiamolo. E il cinema, Sogni di Kurosawa, guardate che immagine meravigliosa, e si potrebbe davvero costruire e stare qui un intero pomeriggio a dirci tra di noi, a ricordare tra di noi quel film, quel libro, quella poesia, quel ricordo di una dimensione onirica rappresentata. Ecco, veramente, Sogni di Kurosawa rimane, secondo me, tra i film più emozionanti sulla possibilità di raccontare cinematograficamente i sogni. E allora, tornando nel mio campo e tornando a James Grobstein, l'allievo di Bion, che ha scritto un libro, Un raggio di intensa oscurità, la bellezza di questo ossimoro, proprio parte dal tema della narrazione. I sogni cosa sono? Narrazioni drammatiche scritte, dirette e prodotte da un sognatore composito a noi sconosciuto, che siamo noi, il quale utilizza la narrazione, e qui l'importanza, siamo negli anni 70, molti anni fa, oggi lo diremo molto più facilmente, ma l'intuizione utilizza la narrazione come strumento della fantasia e del mito e fa uso della percezione neurofisiologica, c'è dentro tutto, c'è la psicoanalisi, c'è il mito antico e c'è la neurofisiologia, in particolare della visualizzazione, per organizzare, questo è un passaggio bellissimo, come avrete capito la definizione di sogno che preferisco, per organizzare i caotici e frammentati incrementi del dolore mentale residuo di un altro giorno di esistenza. I sogni, e qua si affaccia la grande intuizione bioniana, sono fatti per pensare i pensieri, sono un luogo di produzione del pensiero collegato alle emozioni, alle storie, alle ferite e alla possibilità di elaborare un dolore mentale. Per questo dicevo, citando all'inizio Martin Amis, non si può dire niente, ho fatto un sogno, niente. C'è sempre nel sogno questo lavoro di elaborazione di un dolore mentale.
E ora così, per staccare un po' e abbandonarci a qualche visione prima di giungere alle conclusioni, dei quadri che in modi diversi ci raccontano appunto la calma esperienza dormiente di Giacobbe e la prefigurazione del suo sogno importantissimo nella Bibbia, in questo quadro di José de Ribeira, lo spagnoletto. I sogni invece anche in pitture minori, settecentesche, ottocentesche, come momenti di ricongiunzione a panorami affettivi, ai propri genitori. Mi ha colpito molto nell'ultimo libro che ha scritto Dacia Maraini, si chiama Caro Pierpaolo, e ha trovato un espediente narrativo bellissimo per scrivere su Pasolini, sul quale è stato scritto e detto tutto. Dacia Maraini, da quando Pasolini è morto, racconta che lo sogna spessissimo e quindi racconta il modo in cui lui la visita, la va a trovare, e questo è un pretesto per raccontare chi era e chi è rimasto dentro di lei, proprio come oggetto interno, come presenza interna, conflittuale e affettuosa, questo suo grande amico. E qui invece appunto i nostri genitori, i nostri nonni, non sappiamo, e ovviamente è assurdo fare delle letture generalizzanti, però c'è un tema secondo me importante tra l'esperienza onirica e la ricerca di una relazione con un dialogo interrotto, qualcosa che è rimasto dentro di noi, o forse semplicemente una nostalgia, perché i sogni sono secondo me oggetti della nostalgia. Se non fossero, se non svanissero, e se non li perdessimo, e se non li inseguissimo, e se non li cancellassimo, forse no, ma proprio è questa loro volatilità che serve anche. I cognitivisti giustamente dicono che se non dimenticassimo così tanto i sogni, faremmo molta confusione tra la coscienza del sogno e la coscienza della veglia. Serve dimenticarli, ma questo li rende ovviamente estremamente oggetti estremamente nostalgici. Questo è un quadro dell'Ottocento, di Le Comte de Nuit, il sogno dell'eunuco. Invece vedete come poi anche sulla base di folklore, di superstizioni, di dimensioni estetizzanti, il sogno può anche proprio appunto diventare una dimensione ornamentale, una dimensione esotica. E questo invece è il simbolismo fortissimo di Lenora Carrington, surrealista, il giro di Max Ernst, che mostra appunto questi bambini dormienti con questa presenza onirica, inquietante. E potremmo insomma davvero andare avanti tantissimo e passare appunto da quei sogni dorati, delicatissimi, dei quadri dell'Ottocento che vi ho fatto vedere, ai sogni dell'incubo, ovviamente a partire dal Sonno della ragione genera mostra, il famoso quadro di Goya, peraltro il quadro che mi chiesero di commentare nel tema di maturità. Risaliamo veramente a epoche fa, però insomma ho questo legame, perché a 18 anni mi sono dovuto trovare a commentare un quadro da un titolo così complesso, Il sonno della ragione genera mostri, e poi il cinema, vi dicevo, Lupo Mannaro americano a Londra, o la famosissima serie di Wes Craven sugli incubi, Nightmare. Allora, ho detto che Freud ha preso a prestito una frase di Virgilio per farci capire qualcosa di questo suo libro. La frase è «Flettere sineque o superos, acheronta movebo». Se non riuscirò a piegare gli dèi, le forze superiori, muoverò l'acheronte, l'inferno. E questa è la freccia che Freud gira nel tempo. Non più i sogni degli dèi, i sogni degli inferi. E su questo non abbiamo il tempo, ma è molto interessante il lavoro che fa Jane Silman, diciamo l'autore che ha sviluppato l'approccio junghiano al sogno, in un libro che proprio si intitola Il sogno e il mondo infero. Eccolo Jung, che come Fellini disegnava i suoi sogni nel famoso libro rosso, o le sue visioni, perché poi Jung era piuttosto, diciamo così, un terreno piuttosto fertile per la visionarietà. Il grande Bion, di cui vi ho parlato, James Ogden, che ha introdotto nella relazione clinica il significato narrativo e, diciamo, relazionale del racconto onirico, introduce un tema molto bello, molto importante, i sogni non sognati, cioè quelle situazioni di trauma, di sofferenza psicologica o psicopatologica che impediscono di produrre oniricamente i sogni, e siccome i sogni sono forme di pensiero, impediscono di sviluppare quel pensiero che è movimento psichico di individuazione e di sviluppo personale.
E poi questo autore meno noto, post-Coutiano, Cout è un autore interessantissimo nel panorama psicoanalitico del secolo scorso, James Fossage, che ribadisce che sognare è il sognare di quando, è il pensare di quando siamo addormentati, e inizia a avviare quello che sarà poi un dialogo sempre più fecondo con le neuroscienze, parlando di un modello organizzativo dei sogni dove viene messa l'enfasi sulla molteplicità delle funzioni dell'attività onirica, i suoi compiti adattivi, evolutivi, il processamento delle informazioni, il problem solving, il consolidamento della memoria, la regolazione affettiva, l'apprendimento. Per questo dico che sono neuroofficine, sono laboratori, svolgono un sacco di compiti i nostri sogni. E per finire, Philip Bromberg, il grande studioso della psicoanalisi delle esperienze dissociative, scrive un libro che si chiama Standing in the Spaces, stare negli spazi, dice che per sopravvivere dobbiamo stare negli spazi di realtà microdissociative, e paragona i sogni alla possibilità di gestire delle esperienze non me, affettivamente disturbanti, che se fossero esperite, sperimentate, vissute durante la veglia nella coscienza, sarebbero, diciamo così, disturbanti e porterebbero a una compromissione, diciamo così, dell'identità personale. E quindi il sogno per Bromberg è un modo, un'opportunità per connettere i diversi stati del sé comunemente disgiunti. Allora avviciniamoci da questa carrellata psicoanalitica invece a alcune riflessioni neurocognitive oggi sul sogno. Una di quelle più interessanti è questa di Antire Von Suo con Katia Valli, due colleghi finlandesi, che parlano del sogno alla base di una teoria che loro fondano e si chiama la teoria della simulazione della minaccia. I sogni riproducono e simulano degli eventi potenzialmente pericolosi e minacciosi, e sono delle possibilità, diciamo così, di rilettura o di eventi minacciosi vissuti o di eventi minacciosi potenziali nell'aria, climaticamente presenti, e sono, vedete, di nuovo un laboratorio, una palestra per elaborare anche la prospettiva di una difficoltà esistenziale, di una complessità traumatica. E allora, se continuiamo a parlare di sogno e trauma, non possiamo rinunciare a ricordare che ci sono degli studi molto recenti interessanti, come quello fatto sui sogni dei cittadini di New York in occasione dell'attentato alle Torri Gemelle, mostrando che forse il punto non era sognare le Twin Towers abbattute o gli incendi o la polvere, era che il contenuto, il core, come veniva chiamato, di molti sogni in quel frangente, dopo questo momento traumatico collettivo, aveva una vivacità comune, fuori dal comune, e aveva alcune caratteristiche emotive legate alla dimensione del sogno come esperienza soverchiante e come tentativo di gestione, a volte riuscito, a volte non riuscito, e qui è importante l'organizzazione della personalità, di governare qualche cosa di drammaticamente soverchiante, come l'onda di uno tsunami. E allora questo ci fa ricordare i sogni raccontati e raccolti negli anni 30 da una giornalista tedesca che ha raccolto i sogni dei berlinesi durante l'ascesa del nazismo. Ci fa ricordare Elvio Facchinelli, un grande nostro psicoanalista italiano, che ha scritto, ha raccolto i sogni durante il rapimento Moro nel 78, e alcuni studi che abbiamo fatto anche noi in Sapienza sul contenuto e le emozioni dei sogni durante la pandemia. Adesso sarebbe lungo da raccogliere, da raccontare, ma sono estremamente interessanti appunto le ricorrenze emotive più che tematiche, anche se organizzabili in diversi temi, del sogno pandemico. Allora, come lasciarvi? Con qualcosa che appartiene a questo bellissimo racconto di Delmore Schwartz, un autore che scrive nella New York della prima metà del secolo scorso, e dice: nei sogni incominciano le responsabilità. È la storia di un ragazzo che va che sogna di andare in un cinema, e in questo cinema sogna di vedere un film che racconta l'incontro dei suoi genitori, che ovviamente era già avvenuto nel passato,
una cosa che solo nei film e nel sogno può accadere. E dice ai suoi genitori: fermatevi, produrrete un ragazzo nevrotico che avrà un terribile rapporto con sua sorella. Ma non andrà così, ovviamente, perché poi fuori dal sogno la vita ha avuto tutto un altro sviluppo. E lui dice: nei sogni cominciano le responsabilità, non perché dobbiamo essere responsabili di qualche cosa che è massimamente involontario come è il sogno, ma perché prenderci cura dei sogni, prenderci cura del mondo interno, curare l'aspetto sognante sia della nostra vita, perché nella nostra vita notturna viviamo un sacco di vita che non viviamo in quella diurna, e anche la dimensione collettiva, la visione, l'importanza di un senso del sogno del futuro. Ecco, in questo senso allora sì, nei sogni iniziano le responsabilità e, come dice Friedrich Nietzsche in Aurora, niente è più vostro dei vostri sogni, niente è più opera vostra, contenuto, forma, durata, attore, spettatore, in queste commedie siete sempre e solo voi stessi. E vi saluto con un reperto che ho trovato mentre scrivevo questo libro, cioè il quadernetto di sogni che tenevo negli anni '80 quando ho fatto la mia prima analisi, dal quale si può dedurre già dalla mia scritturina una certa ossessività che ho riportato per voi nel libro, cercando di essere chiaro, preciso e di raccontarvi le tre porte del sogno: divinazione, psicoanalisi, neurovisione. Grazie, grazie a tutte, grazie a tutti e ai carissimi editori miei. Vi ringraziamo e per il firmacopia la porta